Buongiorno, sono Riccardo di fbbike.it. Finalmente oggi è arrivata la Appia modello 2020. Vi faccio un video unboxing di come vi arriva a casa per chi la ordina via internet e quello che c'è da fare per montarla. Una volta tolta dalla scatola, all'interno troverete una scatolina più piccola che contiene caricabatteria e un sacchetto dove ci sono pedali, reggisella, sella e campanello. Chiave da 15, forbici. Questa ce la mettiamo in tasca e iniziamo a togliere tutte le fascette. Allora, all'interno del nostro sacchetto troveremo il reggisella della Signum che va posizionato qui, il seggiolino, i pedali e il campanello, chiave da 15 e i nostri pedali. Questi pedali hanno una particolarità che vi farò vedere. Innanzitutto i pedali si distinguono tra destro e sinistro. Se siete insicuri su quale sia il destro e quale sia il sinistro, considerate che il pedale deve avvitare sempre verso la parte frontale, quindi sempre verso la parte davanti, in questo caso in senso orario. E nel caso dell'altro pedale in senso antiorario. Ecco qua. Dopodiché con un cacciavite a stella andiamo a montare il campanello. Solitamente sulla parte sinistra abbiamo il display e quindi è preferibile montare il campanello sulla parte destra. Andiamo a montare il nostro sedile. Mettete questo, considerate che la vite deve essere sempre rivolta verso la parte posteriore del sedile. Dopodiché fate ruotare la piastrina, la fate ruotare in modo che questa stia in questa posizione. Dopodiché in senso orario andate a tirare la brucola di fissaggio. Considerate che la distanza e l'inclinazione è registrabile in base alle vostre necessità. Un'accortezza: prima di inserire questa all'interno del tubo, onde evitare che piccole sbavature di vernice o piccole bruscolini vadano a rigare il reggisella, munitevi di una carta vetrata molto fine e andate a fare questa cosa. Andate a inserire all'interno e fate questa piccola operazione per togliere eventuali bruscolini rimasti qui che potrebbero andare a rigare subito il vostro nuovo reggisella. Fatto questo, WD-40, pezzo di carta, lo spruzzate e fate questo. Andate a togliere quella limatura che ci può essere e dopodiché potete inserire il vostro reggisella in questa maniera. Quindi andate a registrare la chiusura in modo con questa rotellina, in senso orario si tira, a posto. Controllata che il sedile sia
orizzontale, meglio leggermente inclinato verso la parte frontale, ho già le gomme gonfie, queste sono già gonfie, il cambio è già registrato, carica batteria, come vedete, è composto da un cavo con presa asciugo che deve essere inserito qui. Questo lo andiamo a mettere sulla nostra spina. Allora, innanzitutto, appena inserita sulla spina, vi apparirà una luce verde e una luce rossa. Andiamo ad aprire il copertino e con il connettore lo inseriamo nei fori. Inserita la presa, qui vi indicherà due luci rosse. Queste luci rosse indicano che sta caricando la nostra batteria. Quando questa luce diventerà verde, significa che la batteria è carica. Mentre aspettiamo che carichi, faremo le nostre regolazioni. Quindi andiamo sulla, sediamo sopra e regoliamo il manubrio nella posizione desiderata. La posizione desiderata in una bici City, in questa bellissima mini fat bike, deve essere diciamo in modo che freno manopola sia abbastanza lineare con l'inclinazione del braccio. Quindi questa è la posizione corretta. Trovata la posizione corretta, vado a serrare le due brucole in senso orario. Quindi questa è una prima regolazione. Andando a fare questo movimento, quindi tenendo frenato il freno davanti, andando a spingere, notiamo che qui abbiamo un leggero gioco. Questo leggero gioco è dovuto a il manubrio pieghevole per lo smontaggio, però a me dà noia questo leggero gioco. Quindi per togliere questo leggero gioco del manubrio dobbiamo andare a tirare leggermente questa vite. Con una chiave di 13 andiamo a chiudere leggermente, andando avanti per prove, perché se avvitate troppo questa vite dopo non riuscirete a fare questo. Quindi deve essere tirata al punto giusto per evitare giochi, ma che sia possibile anche sganciarla. Dovete fare delle prove tirandola poco a poco per gradi, così, tre quarti di giro, fate la prova, chiudete, montate sopra. Ecco, questo fastidioso leggerissimo gioco è stato tolto. Può darsi che durante il trasporto, anche se arrivano preassemblate, si sia un attimino disassata, il manubrio non sia perfettamente dritto con la ruota. Vi chiederete: come facciamo ad addrizzare il manubrio? Bene, per addrizzare il manubrio dovrete allentare in senso antorale questa vite che si trova qui e regolare, vedete, in questo modo si è liberata, e regolare, nel caso un fulmine si fosse mossa, vedi, e regolare che il manubrio sia perfettamente dritto. Una volta messo dritto, andate a riserrare. Come potete vedere, il caricabatteria ha indicato il verde, quindi abbiamo caricato la nostra batteria da 624 watt 48 volts, pronta per l'utilizzo della nostra e-bike. Non vi resta altro che staccare, chiudere,
posizionando la vostra chiave su on, possiamo iniziare ad utilizzare la nostra e-bike. Basta tramite questo pulsante accendere il motore per l'assistenza e tramite questo più e questo meno andremo a selezionare il livello di assistenza previsto, che va da 1 a 5. 1 è il livello più basso, 5 è il livello più alto. Bene, siamo pronti per utilizzare la nostra splendida e-bike Appia modello 2020 della Lombardo. Se vi è piaciuto il video non vi dimenticate di mettermi un like. Un saluto da Riccardo, a presto.